Sveglia presto e sotto la neve. Il tour dei consiglieri regionali del Partito Democratico nell'Abbiatense Magentino inizia alle 7 con il volantinaggio nelle stazioni ferroviarie di Corbetta, Vittuone, Magenta e Albairate Vermezzo. Sul binario 1 di Cascina Bruciata il treno per Seregno non vuol partire. I disagi per i pendolari qui sono di casa. Una zona importante perché è una zona vicina a Milano, ma che ha difficoltà di trasporto sia da un punto di vista viabilistico sia da un punto di vista ferroviario. Già l'anno scorso eravamo stati in questa zona denunciando la situazione della stazione di Albairate, una stazione che vedeva la realizzazione di un importante parcheggio e dall'altra parte invece i treni non fermavano in questa stazione. Questa nostra denuncia ha portato al risultato che già questa mattina, ad esempio, abbiamo trovato che il 40% di questo parcheggio è stato occupato. Questo penso che sia un segnale importante di un'iniziativa portata avanti dal gruppo consigliare insieme al territorio, al gruppo del Partito Democratico territoriale e agli amministratori locali. Alle 10 l'incontro con i responsabili e gli operatori della sanità locale è stata l'occasione per confrontarsi sul modello a rete degli ospedali territorio, dove quello di Legnano fa da padrone. Impedire il consumo di suolo a danno dei parchi naturali, di fatto commissariati dalla Giunta regionale e continuamente sotto pressione per la revisione dei confini, è tema molto sentito in queste zone, dove si trova il Parco del Ticino. Il Parco del Ticino è intanto la prima riserva e unica riserva del Nord Italia della biosfera. È un parco che vede i confini interamente dei comuni, dei 47 comuni, interamente tutelati e è l'unico fiume, il Ticino, che ha un andamento ancora naturale in tutta Italia. È un grosso problema che abbiamo sul tavolo in relazione alla nuova legge regionale sui parchi e la novità che è stata introdotta relativa alla modifica dei confini, perché la comunità del parco potrebbe decidere di restringere quest'area tutelata e sottrarre delle aree significative dal punto di vista agricolo per introdurre all'interno delle aree di competenza dei comuni. La tutela, la salvaguardia, la promozione del territorio, ma per una sostenibilità ambientale che si accompagna a quella sociale e che diventi davvero l'emblema distintivo di questo territorio che storicamente ha mantenuto una vivibilità e una naturalità di territorio che è ancora il nostro vanto rispetto a altre parti dell'area metropolitana milanese. Impedire la cementificazione che garantisce introiti sia ai comuni che ai privati, ma impoverisce i cittadini e tutto il comparto agricolo della pianura padana, non è cosa facile. Ma il Partito Democratico è determinato a continuare le sue battaglie in Consiglio regionale e sul territorio. Il mio auspicio è che dell'agricoltura si abbia una visione veramente strategica, individuata come una possibilità proprio per l'intera società di vedere il concetto di sviluppo in un modo nuovo, articolato su la sostenibilità di tutti i fattori produttivi. Senza territorio non si potrà continuare a fare agricoltura e per salvaguardarlo per le prossime generazioni abbiamo bisogno che i nostri agricoltori abbiano la possibilità di lavorare nei giusti modi e di valorizzare le loro produzioni. Diventa sempre più strategico e importante che i territori siano capaci sempre più di produrre le proprie risorse anche alimentari. Se noi guardiamo i panorami generali di cosa sta succedendo anche a livello internazionale, ci rendiamo conto che l'agricoltura e soprattutto l'agricoltura di qualità è un elemento sempre più strategico sul quale dobbiamo fondare la nostra azione a partire dal locale. Porzioni di territorio prima dedicate all'agricoltura stanno venendo riconvertite per la produzione di energia e di fatto con gli aiuti che vengono dati in questo settore gli agricoltori sono incentivati molto spesso a riorientare la propria produzione per il settore energetico piuttosto che quello alimentare. La crisi delle aziende si sente anche da queste parti. L'incontro con gli imprenditori, i lavoratori, le associazioni sindacali e di categoria ha messo a fuoco l'impoverimento industriale e competitivo della Lombardia. Occorrono politiche attive nuove.
delle fabbriche e della manifattura in crisi, perché siamo in un momento storico di questo tipo purtroppo. Adesso entriamo ad affrontare invece le tematiche, le problematiche economiche, industriali, della cooperazione del terzo settore e di quelle industrie invece che funzionano bene. A maggio si vota in molti comuni della zona. Il rinnovamento inizia anche da qui. Abbiamo sentito la presenza proprio dei consiglieri regionali da noi ed hanno ascoltato la voce proprio del territorio, anche se è un termine che non mi piace tanto. Del territorio, della gente che vive nella provincia, anche perché credo che qualcosa da dire ce l'avevamo e gliel'abbiamo detto. I consiglieri regionali che si sono fatti un'idea di cosa esiste nei nostri territori, nelle nostre comunità, ma anche per le nostre comunità che hanno un riferimento importante nel ruolo del Partito Democratico e dei suoi consiglieri regionali. Sono elementi entrambi molto importanti perché solamente in questa maniera si possono portare avanti dei progetti con credibilità e con la capacità di dargli un seguito che produca dei risultati utili e buoni per i cittadini. Sono state interessanti le osservazioni degli amministratori locali presenti agli incontri fino a qui svolti e soprattutto dei candidati sindaci. Hanno praticamente dato una visione di trovare davvero delle sintesi, delle risposte a quelli che sono i programmi amministrativi che loro stanno approntando e fra un mese dovranno socializzare con le popolazioni. Di questa giornata che cosa ricorda in particolare? Ma io sinceramente sono rimasto molto stupito di essere proprio vicino alla metropoli, ma nello stesso tempo di essere in una zona con delle bellezze anche paesaggistiche importanti. Questa è la zona da una parte dei Navigli, dall'altra parte del Parco del Ticino. È una zona che consiglio anche ai cittadini lombardi di visitare e di recarsi qui con lo spirito giusto, che è uno spirito in cui cercare un rapporto corretto tra natura e attività produttive, in particolare le attività produttive del mondo agricolo che ogni giorno con fatica portano avanti appunto la preservazione di un territorio così bello come questo.